Ok, perfetto. Ciao ragazzi a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi, come potete vedere dal titolo, spiegherò i motivi principali per cui effettuare il jailbreak. Allora, per me il jailbreak non consiste soltanto diciamo, nel personalizzare il dispositivo, anche perché, per esempio, come potete vedere, io non ho tanto il dispositivo personalizzato, cioè non ho applicato temi oppure IntelliScreen, che è un tweak che spunta insomma nella barra delle notifiche. Non ho applicato temi, non ho applicato niente perché secondo me, diciamo, il look che ha Apple va bene così, cioè non conviene personalizzarlo, almeno un minimo. Allora, ora vi spiego i motivi ovviamente secondo me per effettuare il jailbreak. Allora, il jailbreak io principalmente lo utilizzo prima di tutto per semplificarmi molte operazioni. Vi faccio un esempio. Allora, se vado nel pannello di notifiche, io per esempio ora per andare qui dove avete visto, non ho cliccato due volte il pulsante home, ho fatto uno swipe verso il basso. Ovviamente voi non lo potete vedere perché sto registrando lo schermo. Scusate. Allora, quindi faccio uno swipe verso il basso e come potete vedere mi si apre il centro notifiche con il multitasking incorporato. Questo, diciamo, già è un'ottimizzazione molto importante perché cosa che nell'iPad, diciamo, non accadeva prima d'ora, perché o aprivi il multitasking o aprivi il control center. Un'altra piccola novità che potete vedere sempre dal control center è che ho aggiunto un bel po' di toggle rapidi. Questo soprattutto perché, per esempio, certo non li utilizzo tutti, però molto utile per esempio per il 3G, che è una scorciatoia che Apple ancora non ha messo. Il mio iPad, dato che è 3G, mi serve tanto questa scorciatoia. Swipando l'icona della home, quindi facendo così, vedete che c'è già parte questa piccola animazione. Swipando verso l'alto l'icona della home, mi si chiude tutte le applicazioni per poi tornare automaticamente nella home screen. Inoltre ho applicato anche un altro tweak che mi permette, insomma, far finta di velocizzare l'iPad. Infatti, come vedete, le animazioni sono un po' più veloci rispetto al normale, anche se ovviamente non si nota tanto perché ho ridotto la velocità, non ho messo l'effetto parallasse, come si chiama. Vi ricordo che io ho il iOS 7.1.2 perché con l'8 il jailbreak non si può fare. E comunque non ve lo consiglio, soprattutto se avete un iPad mini di prima generazione come me. Quindi, che vi stavo dicendo, ragazzi? Allora, un'altra impostazione molto utile per avere appunto la comodità di avere il jailbreak è appunto scaricare le app a pagamento gratis. Infatti, se io vado sul Play Store tramite un tweak che è fantastico. Allora, questa qui è la pagina principale appunto del Play Store, ma se noi clicchiamo appunto su un tweak a pagamento, per esempio ScanBot, qui è perfetto, costa 1,79 euro, però io sotto mi spunta un altro pulsante, ovvero Link Store. Link Store è appunto un tweak che mi permette di scaricare tutte le app. Infatti, se gli clicco, individua. Vabbè, qui c'è la pubblicità. Qui vedete, individua due link. Porca miseria. Ho cliccato sulla pubblicità per sbaglio. Aspettate un secondo. Ok. Dicevo, individua due link da scaricare. Basta pigiare appunto questo pulsante che vedete spuntare per effettuare il download di un'applicazione a pagamento totalmente gratuita. E questo è fenomenale perché non.
non basta avere Instalus o altre applicazioni, altri tweak che ti permettono di attraverso app store alternativi di scaricare. No, perché questo tramite l'app store direttamente te lo fa scaricare ed è una comodità veramente, ma veramente utile. Infatti, un'altra cosa, ovviamente io sono appassionato di musica e potete vedere c'ho qualche applicazione, se Mind the Pain, Amplitude, Morfluids, Impactor, dove penserò di fare qualche video dove farò vedere insomma il funzionamento. E tutte queste applicazioni diciamo sono a pagamento e costano anche un bel po', però nonostante tutto tramite questo tip che vi ho detto me li posso scaricare gratis. Poi cosa dire? Questi qui sono alcuni dei tweak che vi ho fatto vedere. AUXO 2 è quello del multitasking, cioè questo qui, quello lì che mi fa il multitasking alternativo, e inoltre anche per chiudere tutte le finestre. Fake clock up è il tweak che mi permette insomma di essere un po' più veloce nella gestione delle schermate. Non aumenta realmente la velocità, però è molto utile se vogliamo fare alcune cose veloci, perché innanzitutto è finto, funziona piuttosto bene. Link Store è il tweak che vi ho fatto vedere per scaricare le cose, e Flip Control Center è questo qui, quello lì per personalizzare i toggle nel Control Center. E basta, diciamo che io ho applicato questo jailbreak in maniera piuttosto pulita perché non volevo appesantire più di tanto, per esempio mettendo Winterboard o IntelliScreen o Spring to Mice. Sono questi qua, sono per esempio i tipici tweak molto famosi e molto anche belli e ben fatti. Attenzione, non è che li sto criticando, che ti permettono insomma di personalizzare veramente tanto iOS, ma io vi ripeto sono per lo più orientato nella direzione classica, insomma mi piace avere l'iPad così, senza troppe modifiche. Quindi vi ho elencato un po' i tweak. Ah, ecco, mentre che ci siamo, l'ultimo tweak. Un ultimo tweak. Ah, questi qui sono dei tweak che vi permettono di craccare delle reti wifi, IVPA, WP Pro e 5D wifi. Si trovano tutte nelle repository, quelle più famose, BT Your Apple o Hack Your iPhone, queste cose qui. Un'altra applicazione è YapCrazy, come potete vedere qui. YapCrazy che in sostanza può sembrare una semplice applicazione, ma in realtà è molto più utile di quanto voi possiate immaginare, perché infatti tramite YapCrazy posso acquistare dalle app, direttamente dalle app, quindi le app che prevedono gli acquisti in app, scusate per il gioco di parole. Mi permette di acquistare dei pacchetti, ma non solo, ma anche di rimuovere la pubblicità da alcune applicazioni. Ovviamente io ora qui non posso dimostrarvelo perché l'ho sbloccate tutte. Però comunque permette di acquistare tramite l'app, per esempio dei crediti oppure rimuovere la pubblicità, tutto questo in maniera totalmente gratuita e automatica. Ovviamente ora è stato aggiornato perché mi ricordo la versione vecchia che lo applicava per tutti, invece ora si può selezionare per quale applicazione applicarlo. Perché io per esempio GarageBand l'ho comprato e una volta attivato per esempio YapCracker non funziona, non mi sblocca tutte le cose, quindi lo devo necessariamente disattivare da GarageBand. E che dire ragazzi, allora va bene, ora farò qualche mamma mia, farò qualche video su qualche applicazione, e queste diciamo sono le motivazioni principali per cui ho fatto il jailbreak, ho messo Cydia nel dispositivo. Secondo me questa applicarlo così come lo vedete, quindi mettendo pochi tweak, quelli più interessanti, ovviamente sempre riguardo a me, i più interessanti e più utili, permetto, diciamo, un'esperienza d'uso dell'iPod e dell'iPhone molto migliore sia dal punto di vista cioè, non estetico, ma soprattutto funzionale. Ragazzi, vi ringrazio. Per qualsiasi domanda, ovviamente avrò saltato, forse se volete sapere qualche curiosità che avete visto riguardo a qualche app, qualche tweak, scrivetemi nei commenti, io vi risponderò immediatamente.
Scusate per qualche imprecisione, ma vi ringrazio insomma per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!